Salve a tutti, oggi voglio parlarvi di Space Jam, film del 1996, diretto da Joe Pitka e scritto da Leo Benvenuti, Steve Rudnick, Timothy Harris e Herschel Weingrod. Allora, che cos'è Space Jam se non uno spot celebrativo su Michael Jordan che attraverso questo film, certo, veicola una certa immagine di sé anche attraverso l'utilizzo di un certo tipo di ironia, di autoironia, però ciò che ne esce in realtà è un ritratto assolutamente agiografico, assolutamente celebrativo. Poi è uno spot celebrativo sulla Warner che attraverso questo film recupera da un lunghissimo periodo di oblio proprio i Looney Tunes. E lì li rispolvera anche per successive apparizioni. Le avremmo visti nel 2003 in Looney Tunes Back in Action di Joe Dante, ma anche in serie televisive successive, in nuove apparizioni appunto anche sul piccolo schermo. E poi è uno spot celebrativo su un certo tipo di American Dream, basato sul talento. Perché? Perché Jordan in realtà diventa l'emblema immedesimabile di chi riesce a volare. I Believe I Can Fly, no? La canzone che è stata scritta apposta per il film e che fa da filo conduttore proprio al tema portante del film, appunto il tema di un sogno americano che dà la possibilità soltanto a chi se lo merita davvero, cioè a chi ha il talento per sfondare e a chi lo coltiva appunto e lo fa diventare la chiave per il suo successo. Quindi un film molto celebrativo, ma questa, appunto, questo aspetto in realtà non nuota contro l'efficacia dell'operazione, anzi sono ben altri in realtà i difetti di questo film. Me ne parlerò strada facendo. Comunque questo aspetto influisce solo parzialmente sulla riuscita di tutto il film. Allora, si parte appunto con un ragazzino che sta giocando a pallacanestro davanti casa. Sappiamo che si tratta di Michael Jordan. E il papà gli dice: se diventi bravo potrai fare qualsiasi cosa, Michael. Allora, appunto, già da questo inizio si capisce benissimo dove il film vorrà andare a parare. Poi dice a suo papà, Michael dice a suo papà: voglio diventare un giocatore di pallacanestro professionista, voglio giocare a baseball come te, papà, dopo aver sfondato come giocatore di basket. E poi, dopo tutto questo, cosa vorrai fare? Michael gli dice a suo papà: vorrai volare e riuscire a fare tutte queste cose in realtà. E poi partono i titoli di testa, appunto, celebrativi, con un montaggio molto, molto serrato, un montaggio pubblicitario, in sintesi, in cui vediamo ripercorsa la carriera di Michael Jordan fino a una conferenza stampa in cui appunto lui annuncia il ritiro dalla pallacanestro per intraprendere una carriera come giocatore di baseball, cosa in realtà che a metà degli anni 90 è realmente accaduta. Ed è in questo che sta l'autoironia di Jordan, cerca appunto di scherzare sul fatto che ha preso questo tipo di abbaglio per in realtà far felice suo papà. Vuole appunto con la scena iniziale far capire che non si è discostato dal suo sogno, lo continua a intraprendere, ma vuole come fare un ultimo dono al papà che è scomparso, che era morto appunto di recente, pochi anni prima. Cosa succede? Ma mentre c'è questa conferenza stampa, intanto vediamo un movimento di macchina che ci porta nello spazio, c'è un parco di divertimenti alieno che sta perdendo clienti, che è sull'orlo della bancarotta, e allora servono nuove attrazioni e c'è questo boss alieno che ordina ai suoi scagnozzi di rapire i Looney Tunes, che dovrebbero funzionare da nuove attrazioni. E allora vanno dai Looney Tunes, Bugs Bunny non sa cosa fare e li percula essenzialmente e li sottovaluta fin dall'inizio, li sfida a pallacanestro dopo essersi consultato con tutti gli altri Looney Tunes, però appunto cosa si vede? Che in realtà i Looney Tunes sottovalutano fin dall'inizio in intelligenza gli alieni, li sottovalutano di continuo anche durante poi la partita di pallacanestro. Allora, per
per i più piccini c'è questa riflessioncina, diciamo, su come non bisogna prendere i problemi sotto gamba, su come bisogna sempre tenere gli occhi aperti. I problemi, appunto, bisogna affrontarli, non rifugiarsi, appunto, nell'ironia. E forse questo si ricollega a quello che fa Michael Jordan, appunto, con la sua carriera attraverso il film. Comunque, ci sono alcune ideuzze simpatiche in questa prima parte. C'è, ad esempio, il cartone animato che si ferma per la riunione generale dei cartoni. Tutto sommato, soprattutto in questa prima parte, forse meno nella seconda, la regia è attenta e al servizio dell'intrattenimento. Poi nella seconda parte è più al servizio dell'emozione, ma la fusione tra live action e animazione tradizionale curata da Ed Jones per questo film è praticamente perfetta, riprendendo la perfezione di chi ha incastrato Roger Rabbit, ma non ovviamente il livello di qualità di quel magnifico film. Comunque, allora, in questa prima parte c'è anche un dirompente Wayne Knight, lo avevamo già visto in Jurassic Park, ma qui davvero è esilarante, fa un personaggio straordinario, veramente, per un adulto. Vale vedere il film soprattutto per Wayne Knight, che fa il petulante tuttofare di Jordan. Gli sta addosso 24 ore su 24 e la riuscita del suo personaggio e della comicità del suo personaggio sta proprio nel fatto che Knight ha una fisicità proprio da cartone animato. Ed è per questo appunto che si cala alla perfezione proprio nel clima del film. E ci sono delle gag molto riuscite che riguardano proprio Wayne Knight, ad esempio la gag della foto in cui Jordan poi viene risucchiato dentro la buca del campo da golf e poi Wayne Knight appunto che si mette a parlare con la buca per cercare di convincere Jordan a tornare fuori. Carina quella gag. C'è anche la presentazione del personaggio di Bill Murray, che interpreta se stesso prendendosi in giro, ma in quel caso secondo me Murray riesce poco nel clima del film perché ripete sempre la stessa gag e quindi questa gag può stancare. Ma cosa succede? Che allora i Looney Tunes convincono Michael Jordan a giocare con loro, ad allenarli, per l'appunto c'è una gag carina dei Looney Tunes che sputacchiano per pulire la palestra degradata. Poi c'è tutta la parte in cui si allenano, insomma la parte che può anche fare tenerezza, dei bambini che vedono Bugs Bunny e Daffy Duck andare a prendere il completo di gioco per Jordan. E qual è il personaggio in realtà più divertente del film assieme a Wayne Knight? Sicuramente Daffy Duck. C'è appunto un momento proprio fugacissimo in cui sputacchia per dire qualche cosa e inonda la macchina da presa di sputo. Quello è veramente un momento divertente, ma anche durante il film secondo me è il personaggio a cui sono riservate le gag più riuscite. Ma dicevo, oggi questo film è invecchiato davvero tanto. Perché? Perché appunto può risultare spesso piuttosto idiota oggi e persino scontato in certi momenti. Certo, questo non gli toglie il suo valore di divertissement fine a se stesso, perché questo film è un giocattolone, punto. Però, appunto, rivisto oggi, ha un umorismo che, insomma, lascia un po' sul chi va là, diciamo. Soprattutto l'umorismo che viene intessuto nel rapporto tra Jordan e i cartoni. E poi su cosa? Soprattutto sull'idea appunto che viene veicolata del credere in se stessi come risorsa inesauribile per riuscire nella vita, anche durante appunto la partita finale di pallacanestro, che è molto meno avvincente di quello che si potrebbe pensare. E ci si mette di mezzo anche un ricatto, perché Jordan per alzare la posta in gioco sfida i cattivi. E perché lo fa? Non si capisce. Boh,
E poi questa partita, appunto, il modo in cui vengono fatti i punti di questa partita è completamente arbitrario. Va bene che siamo nel mondo dei cartoni, ma poi arriva Bill Murray completamente a caso, dice conosco il produttore del film e quindi mi ha introdotto. Sì, vabbè, ok, ma potevate trovare un'idea migliore per inserirlo dentro la partita. E poi appunto gli ultimi 10 secondi della partita che durano in eterno, appunto. E questo come influisce in realtà su questa parte finale del film? La svuota di pathos, perché nel momento in cui mi mostri che in questo mondo dei cartoni può succedere di tutto, allora più niente diventa avvincente, è chiaro. E appunto poi c'è tutta la prevedibilità di questa idea del credere in se stessi, anche trasformata in una in un oggetto, in questa bottiglietta appunto d'acqua, dove Bugs Bunny scrive energia segreta di Michael Jordan per fare in modo che i cartoni credano in se stessi e vincano la partita. Ma questa idea è ancora più scontata nel momento in cui viene trasformata nell'idea portante del film, l'idea che poi sarà decisiva per la vittoria. Quindi, in sostanza, questo film è molto, molto ingenuo, molto bambinesco. Per questo, appunto, è un film molto più adatto a un pubblico di ragazzini, di bambini, forse anche di adolescenti, ma che non abbiano più di 15 anni, sicuramente. Ma gli adulti, appunto, si possono stufare molto presto, soprattutto per colpa, appunto, di un sovraccarico di umorismo molto ingenuo, molto artificioso, molto costruito, molto fatto a tavolino per diventare cult. E infatti il film è un cult, ma non per enormi meriti, ma più che altro per questa costruzione, appunto, mitica che viene fatta proprio in sede di sceneggiatura, non per altro. Allora, in sostanza, appunto, come vi ho detto, un giocattolone che gioca molto sull'immaginario dei Looney Tunes, su quello di Jordan, in maniera celebrativa. Un film che si lascia vedere, soprattutto diverte grazie a Daffy Duck e Wayne Knight, costruito alla perfezione dal punto di vista tecnico, ma in realtà scavando, cos'è che nasconde dietro la patina di cult? Molto poco. Ma appunto è un film godibile, assolutamente, senza infamia, senza lode. E allora, per questo Space Jam, il mio voto è 6. Poi magari farò anche un confronto con il film di Joe Dante, appunto, Looney Tunes Back in Action. Comunque, vi lascio con la promessa di forse recuperare in DVD questo film, che in qualche modo ha segnato la mia infanzia, ma rivisto oggi forse lascia un po' il tempo che trova. Allora, ci vediamo domani con un'altra video recensione. Buona visione di Space Jam e buon cinema a tutti.